partenza con il botto per l'edizione 2018 di Arezzo Città del Natale. Un bagno di folla infatti salutato l'avvio del calendario di eventi che proseguirà sino al prossimo 6 gennaio. Oltre 100.000 le presenze registrate, affollatissime le attrazioni del prato trasformato in un vero e proprio Christmas Village. Incessante anche il viavai di visitatori del villaggio tirolese in Piazza Grande, tante anche le famiglie che hanno affollato la casa di Babbo Natale allestita nel Palazzo di Fraternita. In Piazza Sant'Agostino sono invece sbarcati personaggi Disney, i protagonisti delle fiabe più amate hanno cantato e ballato creando una magica atmosfera. Siamo contentissimi perché c'è stata veramente tanta gente e poi tantissimi di fuori. Io ieri camminavo per il corso e di solito mi fermo agli aretini, invece erano veramente quasi tutti di fuori e per la prima volta tanta gente spalmata un po' in tutta la città, quindi ha funzionato sicuramente bene la seconda location al Prato che ha decongestionato Piazza Grande, però ieri mi sono girato un po' anche le strade un pochino più lontane, obiettivamente il movimento comunque era tanto, quindi per essere il 17 novembre siamo veramente soddisfatti, ha funzionato anche tutte le misure di sicurezza, quindi ora vediamo i prossimi, però parlando anche con diversi albergatori, bed and breakfast, mi dicono che i prossimi tre fine settimana siamo già quasi tutti pieni. Ed in pieno clima natalizio non possono di certo mancare le luci ad illuminare la città, la giunta aretina ha infatti approvato il contributo di 15.000 euro per il rimborso delle luminarie. Come tutti gli anni, anche perché io sono arrivato già funzionava così, comunque paga la parte di corrente, quindi tutti i commercianti quella parte lì non l'hanno mai comunque ripagata, quindi molti sono convinti che dipenda dall'amministrazione poi montare o non montare certe strade. In realtà l'amministrazione fornisce solo questo contributo, poi sono i singoli commercianti che si associano o passano attraverso le associazioni di categoria e chiamano i fornitori e gli montano le luminarie. Un tipo di attività che io ho sempre visto molto farraginoso, crea grandi problemi. Credo che partendo per tempo insieme all'associazione il prossimo anno questa cosa va un po' cambiata, perché effettivamente mi rendo conto parlando con tanti commercianti che è complicata, è tutto a carico comunque dei negozianti stessi, quindi forse un progetto unitario di città sarebbe senza dubbio la cosa migliore. Probabilmente faremmo una cosa più bella a costi più bassi, quindi proviamoci.